Nel momento in cui crei degli oggetti o modifichi degli oggetti, dovrai inserire delle misure. Per esempio, se utilizziamo una semplice linea, cliccando una volta, in basso a destra vedrai vicino alla parola lunghezza un numero. A questo punto io potrò dire alla mia linea di essere da 20 mm, di essere da 200. E via via verso quella che è la direzione voluta. Se prendiamo per esempio uno strumento rettangolo, possiamo impostare le due dimensioni, sempre in millimetri. Le mie misure quindi sono evidenziate sempre in basso a destra, 97,5 punto e virgola 203. È importante quindi quando si imposta una misura scrivere 15. Punto e virgola 36, 15 mm, punto e virgola 36. Invio, mi crea la forma con base per altezza. Possiamo, per esempio, nel cerchio vedere che ci chiede una misura, ma sotto c'è evidenziato raggio. Ci dice quindi qual è il valore su cui andiamo a intervenire. Sappiamo che il raggio è la metà del diametro. Impostiamo quindi un raggio di 20 mm e mi si genera un cerchio da 40. Per esempio, con lo strumento spingi e tira possiamo definire la misura verso quello che stiamo facendo. Ora alziamo e aggiungiamo materiale quindi e diciamogli che voglio salire di 12 mm. Posso anche, per esempio, ruotare e se utilizzo lo strumento ruota, cliccando sulla parte centrale vedremo un video dedicato alla sezione ruota, posso impostare direttamente l'angolo, ovvero clicco una volta nel vuoto, mi sposto, mi fa impostare l'angolazione di rotazione, 90 gradi. Poi c'è anche, per esempio, la sezione scala, che non ti fa inserire i millimetri, ma utilizza un altro parametro che è la scala. 1,25, digito invio, mi aumenta tutto quello che ho selezionato nel gruppo di 1,25. L'offset, per esempio, viene ovviamente identificato in millimetri. Lo strumento quota misura sempre i millimetri ed è molto importante capire che è possibile fare e eseguire dei comandi in modo manuale o in modo preciso, inserendo delle quote per ogni azione che compi. Eventualmente per un componente meccanico è la cosa ideale, per una cosa organica e poco geometrica, invece è l'ideale non utilizzare strumenti di andare un po' più a sensazione. Wiki Maker.